Allora, caro Alberto, ci prendiamo, se vogliamo, una piccolissima pausa, no? Lasciamo ancora l'attenzione ai nostri cantanti che sono, devono ancora esibirsi. Fremono. Perché è arrivato un bel momento, un momento speciale, ovviamente, che attendavamo con... Veramente non vediamo l'ora, è la nostra ospite giurata speciale, è una cantautrice fantastica, che ha veramente una carriera incredibile, enorme, musica. Che lavora tantissimo anche con i giovani, tra l'altro, ma l'ha detto anche prima, lavora con loro, li produce, scrive con e per loro, ha partecipato a tantissimi progetti, mi ricordo Sanremo, delle canzoni fantastiche, e attualmente è in tour, leggo qua, anche con Mariella Nava e Rossana Casale, con Cantautrici, uno spettacolo dedicato a Marisa Sannia e al suo tributo alle poesie di Federico García Lorca, poesie di carta, e con il concerto Terra, quindi tantissimo impegno anche nel sociale. Personaggione, cantante, cantautrice fantastica. Signore e signori, Grazia Di Michele! Allora, sono qui con la mia chitarra, così come ho cominciato a scrivere canzoni da sola con la chitarra, e vi voglio far ascoltare un paio di brani che mi porto dietro nella mia storia musicale. Il primo è il mio primo festival di Sanremo, ed è un brano che si chiama Io e mio padre, una canzone che ho scritto per mio padre quando abbiamo litigato per colpa della musica, perché... Oggi vedo tanti ragazzi che sono motivati dai genitori. Io per 14 anni ho lavorato ad Amici e vedevo i ragazzi che venivano a fare i casting con il papà e la mamma che li spronavano. Quando io invece ho deciso di fare questo lavoro, mio padre ha avuto paura per me e quindi ha cercato di impedirmi in tutti i modi di seguire questa passione. Io non lo ritenevo neanche un lavoro. E così ho pensato che la stessa musica che ci aveva allontanato forse ci poteva avvicinare. E gli ho scritto questo brano che si chiama Per appunto io e mio padre. Se potessi parlarti di me in questi giorni che il sole non c'è, senza confondermi perché sei mio padre. Se potessi cantare per me l'unica storia che al mondo non c'è, mi ricorderei che sei mio padre. Ti poserei la testa tra le mani e mi addormenterei con l'innocenza di chi non ha visto il mare, ma non ho più fuochi da rubare in questa notte blu, li hai visti forse tu che sei mio padre. Se potessi parlarmi di te e frantumare il silenzio che c'è senza difenderti perché sei mio padre, ti scioglierei quelle tue ali bianche, ti riporterei nei nostri viaggi stralunati senza fine, ma non hai più voglia di seguirmi in questa notte blu, idealista anche tu che sei mio padre. E restiamo qui, più mi guardo e più somiglio a te, in un gesto lampo di allegria
In questa smania di scappare via ci incontreremo mai, io e mio padre ci incontreremo mai, io e mio padre ti poserei la testa tra le mani e mi addormenterei sognando isole sirene in mezzo al mare, ma non ho più fuochi da rubare in questa notte blu, li hai visti forse tu, che sei mio padre, li hai visti forse tu, che sei mio padre, li hai visti forse tu, che sei mio padre. Grazie. E questo invece è stato il mio ultimo festival di Sanremo, sono andata in coppia con Platinette, conoscete, giusto? È difficile non notarlo, anche perché ha fatto una provocazione del suo modo di vestirsi, di presentarsi tutta la vita. Una provocazione, perché dietro quel mascheramento, quelle ciglia lunghe, quei vestiti da donna, in realtà c'è una persona che ha vissuto il pregiudizio sulla propria pelle. La canzone che io gli ho scritto sulla sua di pelle si chiama Io sono una finestra, ed è una canzone che abbiamo portato a Sanremo proprio perché volevamo parlare dei pregiudizi che sono terribili, sono i figli degli stereotipi, sono i giudizi che si danno a priori, a prescindere, per il colore della pelle, per un'identità sessuale non chiara, per una religione, e sono alla base di tutte le tragedie che ci stanno succedendo in questo momento nel mondo. E quindi era un modo per dichiarare pubblicamente che dietro tutto questo apparire c'è una persona che ha vissuto in prima persona il pregiudizio sulla sua pelle. Io sono una finestra velata di vapore in questa notte gelida, deserta ed incolore, rispecchia la finestra la carne e le emozioni di me che sono specchio delle contraddizioni. Difficile vedere se il vapore non svanisce l'appiccicoso errore di chi non capisce, eppure si riflette un'ombra che è la mia, un'ombra di rossetto contro l'ipocrisia. Io non so mai chi sono, eppure sono io, anche se oltre il vetro per me non c'è mai Dio. Ma questo qui è il mio corpo, benché cangiante e strano, di donna dentro un uomo, eppure essere umano. Sfogliando le parole di questa età corriva, divento moralismo e fantasia lasciva, crisalide perenne costretta in mezzo al guado, mi specchio alla finestra e sono mio malgrado. Io non so mai chi sono, io sono per la gente coscienza iconoclasta, volgare, irriverente, ma questo è solo un corpo, il riflesso grossolano di donna o forse uomo, comunque essere umano. Io non so mai chi sono, eppure sono e vivo più del pregiudizio che scortica cattivo, ma quando spio il mio corpo
che si riflette piano. Non c'è una donna o un uomo, solo un essere umano. Io sono una finestra che aspetta che il vapore svanisca come un sogno. Grazie, davvero grazie. Ho l'applausometro anch'io. Sì, c'è l'applausometro, qua si cronometra tutto. Grazie, davvero. Io vado a riprendere il mio posto, non è sempre facile giudicare, no? Anche perché io sono nella stessa posizione di questi ragazzi, in fondo, sono davanti ad un pubblico, quindi è la stessa emozione, no? È la stessa voglia di riuscire a trasmettere e comunicare qualche cosa. Quindi riprendo il mio difficile posto. Grazie. Grazie. Grazie a te, veramente. Io avevo i brividi dietro le quinte. Sì. Allora. Poi mi emoziona sempre questa cosa proprio del cantautore con la chitarra. Sì. C'è una cosa che mi rapisce. Molto, moltissimo. È fantastico, quasi ipnotico. Penso sia un qualcosa di veramente, la cosa più intima, no? Sì, che ci possa è bello, essere a livello proprio della canzone. Bello, ma basta. Cioè, che poi scrivere e cantare la canzone propria. Mi esalta tantissimo.